masse sofferenti subiscono quotidianamente le contraddizioni di un mondo del competitivismo globale che meglio sarebbe tradurre neocannibalismo globale. La regola della competitività globale va da sé, non produce la traslazione dei diritti occidentali verso le altre parti del mondo, viceversa implica che in nome dell'esigenza di essere competitivi anche i diritti occidentali vadano perduti sull'altare della competitività. Voilà la storia dagli anni 90 ad oggi. Ancora, le masse occidentali sono sofferenti per la struttura di un'Europa che sempre più è simile a una tecnocrazia repressiva, a una spirale tecnocratica, come l'ha chiamata Habermas, e gli intellettuali viceversa spiegano loro il fulgore incontenibile dell'idea dell'Europa oggi egemonica, e così via. Ma le masse nazionali popolari sono irrappresentate anche sul piano politico, come dicevamo, con la visione dell'aquila neoliberale, del maggiordomo col diverso colore della livrea. E qui sta un altro tema piuttosto rilevante, che però mi limito solo a menzionare en passant, e che potrebbe andare sotto la voce che fine ha fatto la sinistra, perché effettivamente la destra è storicamente stata, fin dalla Rivoluzione francese, la parte che ha incarnato lo status quo, la parte che ha preteso di difendere l'ordine costituito. La sinistra, viceversa, fin dalla sua genesi, ha rappresentato le istanze di quanti, in un modo o nell'altro, esprimevano una insoddisfazione per l'ordine delle cose. Si potrebbe dire che la sinistra, storicamente, tra il 1789 e in maniera ormai finale nel 1989, ma a mio giudizio già nel 68 inizia una metamorfosi interessante delle sinistre su cui varrebbe la pena richiamare l'attenzione, la sinistra è stata la parte, sintetizzando un poco, che ha rappresentato gli interessi del servo contro il signore, gli interessi dei popoli oppressi contro l'imperialismo, l'interesse della realizzazione dell'ideale contro la idealizzazione del reale, la parte che in qualche modo ha proposto l'emancipazione di tutti e di ciascuno, secondo la nota chiusa del manifesto marx-engelsiano, catene da perdere, un mondo da guadagnare. Ecco, che cosa è accaduto nel côté gauche se oggi, come dicevamo, la sinistra, tanto quanto la destra, incarna l'ordine dei dominanti? Che cosa è accaduto? È accaduto un movimento, a mio giudizio, di allargamento totale e totalitario del capitalismo, che oggi non è più, come era ai tempi in cui scriveva Gramsci, di destra. Il capitalismo oggi è, proprio in quanto totalitario, insieme di destra, di sinistra e di centro. Ciò che è totalitario occupa la totalità dello spazio disponibile, e così è per il capitalismo, che, per sintetizzare ancora un poco, è oggi economicamente di destra, politicamente di centro e culturalmente di sinistra. Oggi il capitalismo è de droite sul lato economico, poiché impone le ricette thatcheriane, reganiane della liberalizzazione, della privatizzazione, della spending review, dell'austerità e così via, politicamente di centro o di estremo centro, poiché spariscono le ali estreme della politica e vige l'alternanza senza alternativa tra un centro-destra e un centro-sinistra perfettamente intercambiabili, una sorta di grosse coalizione neoliberale, e culturalmente di sinistra perché dagli anni 60 il capitalismo, come bene colse Pasolini in tempo reale, non funziona più soltanto con un hardware di destra, funzionando invece ancor meglio sul piano simbolico con un hardware di sinistra. In che senso? Nel senso che il nuovo capitalismo di libero costume, di libero consumo, quello che non è più totalitario e repressivo nel senso dei fascismi novecenteschi, ma è invece elonistico, permissivo, e trova la sua figura di attuazione nel motto di De Sade, devi godere, il capitalismo di libero godimento e di libera fruizione in forma di merce, funziona ancor meglio con un dispositivo simbolico gauchiste, del vietato vietare, del tutto è possibile, dell'abbattere ogni figura dell'autorità,
la deregolamentazione de droit dell'economia si fonda ancor meglio su una deregolamentazione antropologica de gauche, poiché il divenire merce del mondo comporta che vengano abbattuti tutti i limiti che si frappongono a questo obiettivo, che sia il limite della tradizione, il limite dell'identità, il limite dello Stato sovrano nazionale, il limite del superio. Tutto deve essere abbattuto, tutto deve essere deregolamentato, a ciò che tutto diventi merce. Ecco perché...